Desideravamo in questo incontro forse anche prima di oggi, però i nostri locali dell'ufficio stampa non erano liberi, no, è la verità, cavolo, non erano liberi martedì. Vedete che per l'occasione abbiamo fatto ripulire un pochino. E quindi arriva oggi solo per questo motivo. Ci conosciamo poco, però sapete bene che ho sempre cercato di tenere e lo terrò sempre un atteggiamento responsabile. E quindi anche in queste occasioni, in questa fase sicuramente critica e delicata. Non voglio fare né premesse né discorsi né cose che potrebbero annoiarvi oppure togliere spazio invece alle vostre domande. Le mie considerazioni casomai le farò alla fine. E quindi vi lascio tutto il tempo che riterrete opportuno per fare le vostre qualsivoglia domanda. Non so chi deve cominciare, chi vuol cominciare, chi. Buonasera direttore, innanzitutto insomma sarebbe bello sapere che cosa è cambiato dalla conferenza stampa post barletta salernitana, quando si parlava, il presidente parlava di programmazione già per la prossima stagione, al disimpegno poi è arrivato in pratica dopo la partita con la Parenti. Cioè qualcosa sicuramente deve essere cambiato. È evidente che gli umori sono leggermente diversi. Se il presidente ha fatto stilare quel comunicato, è evidente che qualcosa è cambiato. Non credo che, per quanto attiene il nostro lavoro, il programma sia cambiato, anche perché un programma e degli obiettivi per essere perseguiti e raggiunti hanno bisogno dei loro tempi, per cui personalmente, come tutti voi e come tutti i tifosi, abbiamo preso atto del comunicato del presidente che ho, come tutti sapete, ho incontrato, però sulle sue reali intenzioni, motivazioni e spiegazioni sarà lui a dovervene parlare quando e se lo riterrà opportuno. Quando qualcuno di voi non è soddisfatto delle mie risposte o ritenete o pensate che io possa in qualche modo eludere, potete dirmelo tranquillamente. Magari non sarò nemmeno un bravo comunicatore, però cercherò di soddisfare qualunque tipo di richiesta vostra. Non so se lei è soddisfatto. Mi dica se posso soddisfarla di più e vedrò magari di far tornare la passione al presidente. Ovviamente il presidente si è preso le responsabilità, insomma, di questo avvio disastroso di stagione. Lei sa benissimo che le responsabilità non sono solo del presidente, ma vanno divise magari con lei, con l'allenatore, con i giocatori.
Che cosa si può fare per cambiare la storia? Lei ha parlato di Guardi. Lei che è stato sempre presente come tutti voi e siete state e siete attenti come ognuno di voi, non può non sapere che la società, e per essa il Presidente insieme a me e agli altri collaboratori, aveva varato un programma generale. Non voglio entrare, non fatemi entrare nelle considerazioni sulle dichiarazioni del Presidente. Io l'ho incontrato, abbiamo avuto un lunghissimo, cordiale, pacato, sereno incontro durante il quale il Presidente mi ha detto tantissime cose, tra l'altro confermandomi la sua ferma volontà di quanto aveva scritto. Ma di tutti, questo è un mio parere personale, di tutte le componenti che lei ha menzionato, il Presidente è l'unico non responsabile. A meno che non si senta la responsabilità negativa di aver scelto il direttore Martino. Ma per tutto il resto, ma le due cosette che ho premesso erano proprio questo, cioè ho sempre tenuto un atteggiamento responsabile, lo terrò sempre, lo tengo stasera, lo terrò per tutto il tempo che opererò per il Barletta e nell'interesse del Barletta. E quindi né credo che i nostri obiettivi e il nostro programma fossero le prime 8 giornate. Noi avevamo varato un programma, dicevo prima, un programma generale degli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Ma li avevamo esposti. Noi avevamo in animo, in poco tempo, di cercare di creare un po' di patrimonio tecnico per la società, per questa società, che non ne aveva fino a quel momento. E ritengo che lo abbiamo creato. In pochissimo tempo abbiamo fatto parecchie cose. Poi il tempo dirà se saranno state fatte cose buone o non. Dobbiamo lavorare di più, forse tanto di più e tanto meglio, per fare in modo adesso che quel patrimonio venga accresciuto. Avevamo varato un programma che tenesse conto anche di un rafforzamento e miglioramento della organizzazione sportiva e societaria interna. Magari non siamo bravi a sbandierare ai 4 venti quel che facciamo, però credetemi, anche sotto questo aspetto qualcosa l'abbiamo fatta. Tutto dentro costi sempre ragionevoli. E questa è una grande dote che il Presidente ha, che evidentemente chi collabora con lui cerca di tenerne sempre conto. Avevamo varato un programma e degli obiettivi perché si creasse un vero settore giovanile, anche se alla domenica non ci interessa di questo. Però c'era un programma anche per il futuro. Anche in questo senso sono state fatte delle buone cose, a mio avviso. La Beretti va meglio dell'anno scorso. Due
ragazzi di loro risponderanno proprio sabato alla convocazione in azzurro nell'Under 18. Uno della prima squadra, sapete benissimo, aveva già risposto alla convocazione in azzurro dell'Under 20. C'è grande attenzione verso questo settore. Credetemi, nella categoria allievi ci sono degli altri giovani il cui futuro, a mio avviso, e non vi parla sicuramente uno inesperto, a mio avviso avranno un futuro importante, scusatemi il bisticcio di parole, nell'ambito del calcio. Qualcuno di loro già da questa settimana abbiamo incominciato a farlo allenare con la prima squadra. Insomma, avevamo tracciato delle linee guida sia per quanto riguarda il presente, anche se il presente è quello che ci sta dando meno soddisfazioni, e sia anche per il futuro. Cercheremo di, come ho detto prima, di lavorare di più e meglio per apportare qualche correttivo al nostro programma, però personalmente credo in quello che stiamo facendo. E penso che i programmi vanno rispettati e anche i tempi vanno rispettati. Quante in una. Parto da quella più importante, almeno da quella che ritengo la più importante. Qual è il futuro societario? Mi conoscete poco, però quel poco mi conoscete bene. Dirò dell'incontro del presidente quel che penso di poter dire, sperando di non fare alcun torto al presidente. Nel nostro incontro di lunedì, che voi sapete bene che c'è stato e che è stato anche lungo, parte ad aver visto la solita persona pacata, serena, lucida, amareggiata. Sicuramente chi non lo è
non credo amareggiato soltanto per le 8 partite, per i 3 punti in classifica o per le prestazioni della nostra squadra. Questo secondo me ha una incidenza. Però il presidente è presidente non da 8 gare. Ha fatto nel suo percorso di presidente di questo club, ha speso ingenti somme, anzi per dirla proprio alla Tatò, un botto di soldi. E quindi un imprenditore non può essere sicuramente soddisfatto se vede che i propri denari non danno risultati. Probabilmente ha avuto fin oggi poche soddisfazioni e come persona e come presidente e forse anche come imprenditore. Mi ha analizzato con grandissima lucidità questi anni, ma anche il presente. E sul futuro ha fatto il comunicato che voi sapete. Posso dire la mia per quel che possa valere. Io auguro, e lo faccio con tutto me stesso, auguro alla città di Barletta, al calcio di Barletta e del Barletta, e dalla tifoseria, che Roberto Tatò non finisca alla fine della stagione la sua esperienza calcistica. Sarebbe una grave perdita, secondo me, per la città di Barletta, la città di Barletta sportiva, ma sarebbe anche una perdita importante per il mondo del calcio, perché io che ci ho vissuto fino ad oggi, non dico gomito a gomito, ma con grandissima intensità il rapporto professionale ed umano, vi garantisco che il presidente è anche un ottimo dirigente sportivo. Il nostro rapporto è saldissimo. Ne sono uscito dall'incontro ancor più determinato, ancora più voglioso di lavorare per poter dare a lui, a voi e alla città le soddisfazioni che io credo che si possano avere e poter raggiungere quegli obiettivi dei quali rimango convinto. Certo, qualsiasi programma può essere modificato, anzi, probabilmente nel corso del tempo dovrà essere modificato. L'anno scorso, ad un certo punto della stagione, quando c'era qualcosa di grosso, qualcosa di forte in ballo, quando c'era una battaglia da portare avanti, questa battaglia che era difficile, l'abbiamo vinta. E l'abbiamo vinta perché siamo stati tutti assieme, la società, la squadra, la tifoseria, e anche voi avete dato una mano al raggiungimento di quell'obiettivo. E questo sta a significare che da un lato ci sono le qualità per poter far bene e dall'altro lato forse bisogna ritrovare la serenità, l'unità ed anche la convinzione di riuscire a poter fare qualcosa di importante. È vero che i numeri sono quelli e sono inconfutabili, ma è altrettanto vero che qualche volta i numeri non dicono tutta la realtà.
Però, visto che mi ha rubato le domande... Scusatemi, però fatemi fare nel frattempo gli auguri a tutti per domani, San Matteo, San Giuliano, San Mario, e a tutti, visto che tutti santi, facciamoci gli auguri, San Gabriele. Niente, per quanto riguarda, lei prima ha detto non siamo bravi a sbandierare i 420 i nostri meriti. Secondo no, ho detto i nostri meriti. Le cose che facciamo. Le cose che facciamo. Le cose che facciamo. Secondo me invece c'è una certezza che Barletta non è bravo a comunicare. E Matteo l'ha anticipato prima. Ma come mai? Cercheremo di fare come quelli dei. Come, chi sono quelli che vanno ai corsi di comunicazione? Il Movimento 5 Stelle. Che fanno e dice. Cercheremo di comunicare. Noi. Prendeteci per quelli che siamo, nel senso che siamo sempre disponibili. Il Presidente aveva promesso in 3 settimane di tempo di provvedere, cioè qui siamo arrivati a novembre, voi non ci fate parlare no, con nessuno. No, non è vero, no. Se non, cioè dire, Giuliano, Gianluca, permettimi il nome, Gianluca, possiamo non essere bravi, ma disponibili lo siamo, quindi non, cioè... Non abbiamo mai negato ad alcuno di voi né informazione né disponibilità. Ci sono tanti, non ho detto che abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto delle cose e non solo male, abbiamo fatto anche delle cose buone. Per il resto cercheremo di attrezzarci meglio. Siate fiduciosi anche voi. Credo che sostanzialmente lo meritiamo, pur se c'è stato questo inizio di stagione deficitario, di insoddisfazione generale, di insoddisfazione della tifoseria, ma perché no, di insoddisfazione della squadra. Non siamo contenti di quello che abbiamo raccolto in questi 2 mesi. Siamo consapevoli e convinti però che ci sono i mezzi e le qualità per poter far meglio. No, ma non ho finito però. Però prima lei non ha risposto alla domanda. A quale? Diciamo, ha sfiduciato la squadra. Quindi se nel caso in cui domenica, lei non ha preso ancora nessun provvedimento il presidente prima di lei, se domenica dovesse perdere col Perugia, si cambia anche la guida tecnica? Io non credo che il mister con quelle dichiarazioni in post gara abbia voluto sfiduciare la squadra. È chiaro che evidentemente non era contento della prestazione della squadra e l'ha manifestato. Anzi, il mister forse alcune volte è fin troppo pacato, ha espresso la sua valutazione sulla prestazione tecnica e forse anche agonistica, oltre che temperamentale, della squadra. Ma non credo che abbia sfiduciato la squadra, né la squadra abbia sfiduciato Orlandi. Se no poi mi dite che non rispondo. Questa è la mia valutazione. Poi il futuro è sempre nelle mani di Dio. Visto che questa è un'occasione di pubblica comunicazione, ci può per piacere elencare le cose buone che si sono fatte finora, le cose che non si sono fatte bene o che non si sono fatte, e poi se pensa che una squadra professionistica nel 2013 abbia un organigramma composto da 4 persone con l'assenza di figure destinate alla comunicazione in un mondo che gira sulla comunicazione, non solo il Movimento 5 Stelle e tutte le società professionistiche di calcio. Ma non volevo fare riferimenti politici, ma ho sentito in qualche passaggio televisivo una cosa di queste. Le cose buone che sono state fatte, quelle poche,
le ho dette, è stata varata una squadra dove ci sono, mi pare, su un organico di 20 elementi, e ci sono 13 infra 22enni, le cui qualità individuali a mio avviso sono qualità positive, sono giovani di un discreto presente e un futuro importante. Molti, quasi tutti di questi 13 sono patrimonio della società. Dicevo prima, dobbiamo lavorare per fare accrescere questo patrimonio, intanto in termini qualitativi e poi anche in termini numerici. E credo che in 2 mesi l'aver fatto questo sia una cosa positiva. Ho parlato anche del settore giovanile, anche lì abbiamo fatto un po' di buono, tanto altro ci rimane da fare. Siamo a 2 mesi dall'inizio di un programma invece che deve prevedere tempi di attuazione più lunghi. E cosa c'è da fare? Cioè, sicuramente nel tempo c'è da, come ho detto prima, lavorare per accrescere il patrimonio in termini numerici e qualitativi. Ma il patrimonio è già esistente, non mi pare che prima di oggi ci fosse. Noi abbiamo dei calciatori, come ho detto, in squadra. Non so se siamo la squadra più giovane o sicuramente tra le squadre più giovani delle 33 squadre di Lega Pro. Ma la gioventù di per sé non è di per sé un gran vantaggio se non ci sono anche le qualità. E io credo che ci siano anche le qualità individuali per poter far meglio nel futuro. Nel settore giovanile ho parlato, l'organigramma in qualche area è migliorato, anche se appare poco, noi abbiamo un buono staff sanitario. In Lega Pro non lo so quante altre società hanno al loro interno 2 professionisti, 2 medici e non il numero, ma di qualità. Vi garantisco 2 professionisti che lavorano con grandissimo impegno, con grandissima passione, oltre che che capacità professionali. Lo staff parasanitario credo che sia anche all'avanguardia. La società si è dotata anche di consulenze esterne di prim'ordine, sia dal punto di vista legale, oltre che, ma lo sapete bene, anche se magari non se ne dà la giusta importanza, oltre che diagnostico. L'organigramma interno, in qualche area siamo già intervenuti. Ma queste ufficializzazioni quando arrivano? Noi le stiamo attendendo da agosto. L'ufficializzazione dell'addetto stampa, in questo momento, in questi primi mesi, nell'ambito del settore giovanile, per quanto riguarda l'area interna, ovvero sia segreteria, logistica, fa capo a Domenico D'Amato, che si occupa di tutto, e c'è la segreteria anche del settore giovanile, e così come anche in ambito giovanile c'è uno staff sanitario che lavora.
Per quanto riguarda l'addetto stampa, l'ufficializzazione non ci può essere allo Stato, perché ancora non si è proceduto alla scelta del professionista, mentre credo che per quanto attiene invece l'altra area importante, che è quella del marketing, il professionista, in questo caso la professionista responsabile di questa area. Siccome però la memoria ogni tanto mi si perde, ha visto che lo sa, e allora perché? E io lo sta. Lo dobbiamo pubblicizzare, lo dobbiamo pubblicizzare. Cioè, però voglio dire, sì, sì. Capire come lavora la società all'interno, chi fa cosa, altrimenti, cioè, giustamente poi la gente pensa la società non lavora in maniera professionale. Però forse questo è una nostra pecca, ma lo avevo detto prima, no? Non siamo bravi a sbandierare quelle cose che facciamo, però credetemi, non siamo né fermi né inermi, e né tantomeno che i buoni dirigenti non vivono solo per la domenica, pensano anche a costruire, a formare il futuro, anche se poi tutti ci concentriamo nell'attenzione dei 95 minuti della domenica, e forse quello poi ci distoglie un pochino l'attenzione su tutto il resto che si fa. Avete ragione, l'area amministrativa lo stesso. Scrivere insomma di queste cose, di come lavora la società, di... Qualche giorno, sai, ci facciamo insieme un giro per tutta la sede, così presentiamo quel che facciamo. Però non pensate che... È troppo forte, detto. Cioè, lavoriamo, credetemi, alcune volte riusciamo anche a fare mezzanotte qua dentro a lavorare, per cercare di trovare anche le risposte alle tante domande che anche noi ci facciamo noi stessi quando qualcosa non va per il verso giusto. Ci teniamo veramente alla crescita di questo club, allo stesso modo di come ci tenete voi, allo stesso modo di come ci tiene la tifoseria, verso la quale sicuramente dobbiamo qualcosa in più rispetto alle prestazioni che abbiamo prodotto fin qui. Direttore, una domanda che in realtà magari è doppia. Alla luce dei risultati ottenuti finora, mai ha pensato a un suo allontanamento da Bavetta volontario, le sue dimissioni? E smettendo un attimo i panni di direttore generale, se indossasse quelli di tifoso, come si sentirebbe in questo momento, guardando i risultati e anche quello che si vede giorno per giorno della società? Allora, quanto alle prima, no, non siete cattivi, assolutamente. Poi ognuno fa la propria parte che c'entra, assolutamente. Poi ce ne stanno taluni e taluni amici che sono anche più cattivi. Però domani è di tutti i santi. Perché no? Giuro che no, anche perché poi correte il rischio di stare agli estremi. No, assolutamente. Quanto alla prima domanda, ti rispondo assolutamente no, non ci ho mai pensato. Per una serie di motivi. Prima di tutto perché 80 entusiasmo e voglia e rabbia dentro che tu non hai idea. So che non basta nell'entusiasmo, nella voglia, nella rabbia. Ci vuole anche l'esperienza, e anche là credo di averne un pochino, però. E poi non ci ho mai pensato, sai perché?
perché la fuga non mi appartiene. Quella spesse volte è una eccellente tattica difensiva, quella della fuga. E io non sono un difensivista. Ecco perché non ci ho mai pensato. L'altra qual era? Fossi un tifoso. Deluso. Deluso ma fiducioso. Deluso perché il tifoso vive della domenica, vive delle prestazioni della squadra, vive dei risultati della squadra. E quindi non sarei sicuramente soddisfatto. Però fiducioso. Fiducioso anche perché nella doppia veste di tifoso direttore conosco meglio del tifoso il presidente e meglio del tifoso conosco il direttore. E conosco tutti gli altri, la passione di tutti gli altri per questa causa Barletta. E quindi sarei fiducioso perché alla guida di questa società, l'ho detto prima, c'è un presidente che a Barletta auguro di non perdere mai e spero per Mario, no Pier Mario, per Mario che il direttore non gli faccia passare la passione. E quindi avrei fiducia nei dirigenti, nel gruppo dirigente di questa società. Sono 20 anni che faccio questa professione, 20 anni. E quando mi è stata data la possibilità di poter arrivare alla fine, i risultati li ho sempre ottenuti. Vorrei poter arrivare alla fine anche a Barletta, convinto che i risultati li otterremo anche a Barletta. E anche in giro, insomma, le sue dimissioni sono state chiamate a gran voce, quindi magari non è proprio corrispondente con questa che ma io non ho detto che quindi, dire, mi hai fatto una domanda se io fossi tifoso, ti ho risposto no per niente, potrei dire non sono un codardo, ti ho detto la fuga non mi appartiene. Ti ho detto che la fuga è un'eccellente strategia difensiva e io invece sono un uomo d'attacco. Ti ho detto però perché il quarto sono io, ma guarda, allora ma su questo è mica posso, io non sono per sovvertire le apparenze alle realtà, la realtà è questa. E alcune volte non riesci nell'intento. Se noi abbiamo perseguito l'obiettivo dell'attaccante, non ci siamo riusciti, ci volete fucilare. Purtroppo non ci siamo riusciti, anche se poi spesse volte non basta il numero. Esaudiente. Buonasera a tutti. Arrivederci. Io sinceramente credo che se alla guida della società non ci sia una persona che dia parecchie garanzie a breve e lungo termine, credo che si faccia fatica in qualsiasi altro ambito, sia dal patrimonio dei giocatori sia dall'organigramma. Quello che mi chiedo appunto adesso in questi mesi su cosa si concentrerà maggiormente il suo lavoro, visto che comunque rimarrà nel suo posto. Allora, devo rifare un piccolo passo indietro perché forse non sono stato chiaro. Il comunicato del Presidente è chiaro, cioè dire, dice che è mia intenzione e sua intenzione lasciare dalla fine della stagione prossima in avanti. Vorrebbe ritenere chiusa la sua stagione calcistica, la sua esperienza calcistica. Ma personalmente i ragazzi sappiamo benissimo che il presidente c'è, al di là della presenza fisica, lo sentiamo vicino ogni giorno, che ha a cuore
le sorti di questo club e di questa squadra, che fa di tutto, anzi ci riuscirà a non farci mancare nulla, nemmeno il suo calore umano, e noi dobbiamo evidentemente aumentare tutti i nostri sforzi perché possa tornare in lui il sorriso calcistico che in queste prime 8 giornate non, sicuramente gli è mancato. E il mio lavoro su che cosa si concentrerà? Sul cercare, da un lato, fare in modo che la squadra riacquisti fiducia e serenità, perché questo secondo me è fondamentale per il proseguo del loro cammino. Dall'altro lato, fare in modo che il motore funzioni meglio, giri meglio. Dall'altro lato, essere attenti che non ci siano ulteriori cali di attenzione e di tensione, e fare in modo e avere anche un occhio attento al futuro, proprio perché il nostro campionato è sì fatto della partita di domenica contro una delle mie ex squadre, il Perugia, ma è affatto anche di tantissime altre cose. Non so se ho risposto compiutamente. Sì, no, la mia impressione è che l'assenza di questo progetto, diciamo, che ormai scade alla fine stagione, almeno secondo te, trattato, possa avere ripercussioni sui ragazzi, sui ragazzi che sulla realtà, sulla sulla programmazione. Sia sull'organigramma che sul patrimonio dei giocatori, come si spiegherà. Ma noi abbiamo il sacrosanto dovere, proprio per rispetto al presidente, al di là di quel che succederà poi da luglio in poi, proprio per attaccamento, per rispetto alla sua persona, ai suoi sforzi economici, abbiamo tutti il sacrosanto dovere di lavorare per far migliorare tutto, dall'organizzazione interna all'organizzazione tecnica, ai risultati. E state tranquilli che non molleremo di un centimetro queste attenzioni, perché le cose possano migliorare. Anzi, io personalmente, oltre che sperarlo, sono convinto che le cose miglioreranno, anche perché peggio di così non potrebbero andare. Anche se siamo in termini ufficiali, però il rapporto è sempre lo stesso, quindi diamoci del tu. Tu sai bene che la contestazione nei miei confronti non deve arrivare, c'è già, c'è stata, c'è. È vero che i miei decibel non sono come quelli di una volta, però io vedo, e il loro stato di insoddisfazione è giusto che vada, tra virgolette, a colpire, spero che il termine non sia abusato, no? A colpire chi ritiene il tifoso il principale artefice delle negatività. Ma io, credetemi, non rappresento il male del Barletta. Io non voglio la simpatia dei tifosi, io voglio la stima dei tifosi. Spero di meritarmela, non tanto per quel che ho fatto in questi 20 anni, ma per quello che vorrò fare al Barletta. Con i miei comportamenti, e anche se il calcio sembra che non c'entri, i miei comportamenti
intesi alla lealtà, alla trasparenza, alla legalità. Credo che siano anche questi dei valori importanti di cui tener conto e che il nostro club, il vostro club, di cui deve andare fiero. Spero di meritarmi la loro stima, sapendo che questa persona ci tiene alla crescita, allo sviluppo e ai successi di questo club, proprio perché non è più un giovanissimo, non deve far molta carriera, però vuol lasciare un segno importante in questa città. Sono convinto che se me ne sarà data l'opportunità, anche in questo riusciremo.